Cosa stavamo mostrando? Eiaculate responsabilmente è l'ultimo libro di Gabrielle Blair ed effettivamente il titolo può suscitare imbarazzo o ilarità, però in realtà è un libricino molto interessante non solo per le donne ma soprattutto per gli uomini, e a loro che lo consiglio. In questo libro ho trovato la risposta ad una mia domanda che mi sono posta in questi giorni: perché gli uomini parlano tra di loro di aborto? Perché evidentemente si sentono responsabili, e fanno bene, di gravidanze indesiderate. E da qui un'altra domanda: perché allora invece di parlare di aborto non parlano di questa responsabilità? Perché? Responsabilmente è giusto. 28 buone ragioni, sarei curioso di sapere quali sono le 28 buone ragioni. Ed è il dibattito che vuole suscitare la stessa scrittrice, partendo in realtà da dati e informazioni molto banali. Per esempio, la donna è fertile soltanto 24 ore al mese, l'uomo è fertile 24 ore al giorno. L'ovulazione non è prevedibile, l'eiaculazione sì. Eppure, nonostante questo, nell'immaginario collettivo la responsabilità di una gravidanza, il peso del controllo delle nascite ricade principalmente sulle donne. Cioè, per intenderci, l'uomo, se usa un preservativo, può al massimo provare fastidio oppure meno piacere se non ne usa una adatta a lui. E poi la vasectomia: perché nessuno parla di vasectomia? La donna con la pillola, l'anello o il cerotto rischia spossatezza, balzi d'umore, emicranie, trombi e tante altre cose molto belle. Tranquillizziamo gli intimoriti, ma è soltanto una presa di consapevolezza e una semplice e banale ma per nulla scontata condivisione di responsabilità, che non guasta mai.